Signora Mister, una vittoria convincente, che ha cacciato un po' di fantasmi. Innanzitutto voglio fare un grosso in bocca al lupo alle Politane, spero che anche loro lotteranno ancora fino alla fine per la salvezza, perché c'è una mia squadra e ho parecchi amici ancora lì. Vittoria che ci voleva, perché praticamente per noi è determinante, come sempre, tutte le partite. Preparata bene rispetto al primo tempo di Milano, di Milazzo, e quindi praticamente i ragazzi erano consapevoli di tutto quello che del valore dei tre punti. Cosa le è piaciuto di più della squadra oggi? Questo, la determinazione, la condizione fisica, perché sfido chiunque a giocare su questo campo pesantissimo, allentato, dopo quasi 4-7 settimane di inattività, a fare una partita a Milazzo pareggiandola su quel campo e fare mezza rifinitura lunedì, mezza rifinitura ieri e rifare una gara come questa. Quindi questo sta a significare la grossa determinazione di questo gruppo, la condizione fisica, l'approccio alla gara e la consapevolezza, ripeto, dei tre punti che sono fondamentali davanti al nostro pubblico. I gol di Ricciardi e Todino sono stati due, secondo il terzo diciamo un capolavoro, il primo pure altrettanto bello. Valori incredibili, anche se sono autorete, però il primo gol è stato molto importante, ci ha spianato la strada, però meritatamente potevamo chiuderla già al primo tempo, perché la squadra era determinata. Queste sono partite che si preparano spontaneamente e quindi poi si è visto già nei primi 30-35 minuti. Quanto è importante per la squadra psicologicamente stare fuori nelle auto con 4 punti di vantaggio sulla zona pericolosa e 2 partite da recuperare? Questo è un ragionamento che lo faremo probabilmente tra 2-3-4 settimane. Adesso dobbiamo stare un pochettino rilassati. Dobbiamo ricaricare le batterie, perché fortunatamente abbiamo questa sosta, possiamo riposare e lavorare. Ci aspettano ancora tante battaglie, sia in casa che fuori, quindi per me è importante l'approccio, la preparazione alla gara. Il prossimo con la Napoli, la terza sfida salvezza consecutiva, un altro appuntamento importante. Sono proprio così. Le gare sono una dietro l'altra, il calendario ci ha fatto uno scherzetto particolare, sono tutti scontri diretti e probabilmente la più fortunata potrebbe essere la società che può incontrare qualche squadra che non ha nulla più né per i playoff né per i playoff. Quindi siamo consapevoli, sarà fondamentale stare sempre concentrati. Mister, viscido, le condizioni di viscido? Niente, è affaticamento, perché è un generoso e lui, come tanti altri giocatori, prepara molto la gara, è uno che ti dà tutto, e il fatto che per lui era la prima partita dopo un mese abbondante, perché a Milazzo non c'era, e praticamente, siccome è un generoso, un ragazzo veramente per bene, è uno che ti dà tutto, quindi aveva già gestito non bene bene le sue forze. Sul gol subito si arrabbierà? Sul gol subito bisognava un pochettino uscire sul portatore di palla e non permettere il campo aperto con un tiro, anche bello, anche se il nostro portiere Valerio probabilmente un po' di sole in faccia gli ha fatto venire la partenza fuori. Mister, in Parigi, a Perugia prima e a Milazzo dopo, cosa hanno dato in più alla squadra? Noi lavoriamo, io conosco le qualità della squadra, faccio di tutto per sviluppare le loro potenzialità. Questo è un gruppo unito, innanzitutto. Poi è un gruppo che ti segue dal martedì fino alla domenica, quindi io so perfettamente quello che può dare questa squadra. Da Perugia una crescita notevole, anche noi domenica, io sono stato il primo a dire che il primo tempo non mi è piaciuto, non abbiamo
organizzato la partita come avevamo fatto il lavoro in settimana, però poi con la grosso temperamento, grossa volontà, sfido chiunque ad andare a prendere un punto lì. Mister, come giudica la prestazione di Laporta, sia da un punto di vista tecnico che fisico? Generoso, perché lui è più una seconda punta, si è adattato molto a questo vertice alto che noi, non avendo Cruz oggi, abbiamo fatto di tutto per portare quanto più peso in avanti. Abbiamo rischiato con due esterni molto alti, Tutino a supporto di Antonio Laporta, che si è sacrificato molto, anche se le sue caratteristiche sono completamente diverse. Posso? Grazie. Come posso dire? Grazie. Domani riposo.